Cambiamo argomento, parliamo della gotta. Sembrava una malattia da altri tempi, in realtà ne soffre 1 milione di italiani. Non è più considerata la malattia dell'opulenza, anche se sotto accusa sono alcuni alimenti, alcuni cibi, ad esempio la birra. Vediamo i consigli nel servizio di Giovanni Nicoletti. Da oltre 40 anni soffro di gotta, dolori lancinanti, soprattutto quando prendono i piedi non si può camminare, ma anche quando prendo le ginocchia e anche le mani, non posso aprire le maniglie, eccetera. Malattia di re, nobili e grandi del passato, l'avevamo quasi dimenticata, e invece la gotta torna a farsi sentire ed è molto meno classista, un dolore d'altri tempi con cui Massimo ha imparato a convivere. La gotta è una malattia reumatica cronica, potenzialmente invalidante, che è causata dall'aumento di acido urico nel sangue. L'acido urico si concentra e precipita nelle articolazioni danneggiandole. È una condizione che è sottodiagnosticata. Oggi si ritiene che in Italia ci siano almeno 1 milione di pazienti gottosi e che siano almeno 5 milioni i soggetti con una iperuricemia, cioè con un aumento dell'acido urico. Era considerata la malattia dell'opulenza, associata a una dieta ricca di carni, insaccati, formaggi, dolci, fino al secondo dopoguerra appannaggio dei ricchi. Oggi si è capito che, oltre allo stile di vita, è importante la predisposizione genetica. La gotta poi colpisce sempre più le donne, soprattutto in menopausa, o che abusano di diuretici per mantenere il peso forma. Sappiamo per esempio che alcuni farmaci come l'aspirina a basso dosaggio, i diuretici, che sono farmaci oggi di comune impiego, diminuiscono la possibilità che l'acido urico venga eliminato dal rene. E gli abusi alimentari, le bevute abbondanti sono sicuramente fattori scatenanti questa malattia. La birra è la bibita che più di altre favorisce l'attacco acuto di gotta, anche il vino rosso, i superalcolici. Il guaio è che l'uricemia alta non dà sintomi, rimane in silenzio per anni, sino al primo attacco doloroso, che di solito arriva a riposo durante la notte. Signor Franco è un nostro vecchio paziente che ha un versamento dovuto alla saturazione dell'acido urico in corrispondenza dei gomiti. I gomiti sono caldi, sono arrossati e sono stati molto dolenti fino a qualche giorno fa. Un prelievo di liquido sinoviale da analizzare al microscopio serve ad escludere malattie reumatiche diverse. Quando sono visibili cristalli di acido urico non ci sono più dubbi. Per prevenire altri attacchi ed evitare alla lunga danni alle articolazioni, ma anche ai reni e al cuore, bisogna intervenire con i farmaci. Accanto a ciò, uno stile di vita adeguato, uno stile di vita ipocalorico, con pochissimi alcolici ed evitando tutti gli alimenti che sono in grado di aumentare i livelli di acido urico.